scusi, madame. Il suo jet privato la sta aspettando. Oggi andrà a Parigi o a Milano a fare spese? Che ne pensi? Che sei bellissima. È questa la famosa pelliccia che hai comprato per il galà? No, no, è un'altra. Quella l'ho riportata indietro. Credo che a Trey non piacesse. Beh, questa gli piacerà senz'altro. Non posso credere che incontrerai il principe e la principessa in persona. Oh, insomma, non lo trovi pazzesco essere così emozionata? Alla fine è soltanto una cena. Sì, ma una cena alla Casa Bianca completa di reali. Kelly, secondo me questo è il momento di credere anche alle favole. Aspetta. Allora? Va bene, guarda. Un'altra pelliccia. Beh, ho riportato indietro quell'altra, non ti piace? Stupenda, ma cosa c'era che non andava in quell'altra? Credevo che lo odiassi. Perché? Perché ti sei comportato in modo molto strano l'altra sera quando te l'ho fatta vedere. Ero sicura che non ti piacesse e che non avessi il coraggio di dirmelo. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Tesoro, cosa c'è? Hai ragione, non avevo il coraggio di dirti quello a cui stavo pensando, ma non era la pelliccia. Non siamo stati invitati al pranzo di gala. Maggie si è sbagliata. Non eravamo sulla lista. Ho capito. Maggie non è il tipo da fare errori simili, mi sembra. Non è colpa sua. Aveva sentito certe voci. Io invece avrei dovuto.